siamo a Palazzo Corbelli a Fano per assistere a un incontro organizzato per descrivere l'accordo tra la Regione Marche e il SACE, strategie a supporto dei processi di internazionalizzazione e transizione ecologica. Andremo ad ascoltare una descrizione di questo piano, di questo accordo che mette in relazione le aziende della nostra regione con la possibilità appunto di ottenere delle agevolazioni, dei supporti, dei sostegni nelle operazioni internazionali, il tutto nel quadro di uno sviluppo dell'industria locale verso la possibilità di estendersi a tutto il territorio italiano e anche oltre. SACE è la società assicurativo-finanziaria specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso un'ampia gamma di strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo. Attraverso la sinergia di competenze integrate e servizi assicurativi e finanziari, SACE rappresenta una realtà unica nel panorama internazionale e offre un modello operativo votato allo sviluppo economico del Paese. La Regione Marche ha sottoscritto un accordo con SACE per sostenere le aziende nella nostra regione, nelle procedure indispensabili al rilancio nei settori dell'export e dell'internazionalizzazione, con particolare attenzione al tema della transizione ecologica. Da oltre 40 anni SACE è il partner di riferimento per le imprese italiane che esportano e crescono nei mercati esteri. Supporta il sistema bancario per facilitare con le sue garanzie finanziarie l'accesso al credito delle aziende, con un ruolo rafforzato dalle misure straordinarie previste dal decreto liquidità. Nel solo 2020 SACE ha mobilitato complessivamente 46 miliardi di euro a sostegno delle imprese italiane fra attività a supporto di export e internazionalizzazione, Garanzia Italia e Green New Deal, servendo più di 15.000 imprese, di cui oltre il 90% appartenenti al segmento delle PMI e Mid Corporate. Siamo con Marco Mercurio, responsabile del Centro Italia per quanto riguarda SACE, e allora spieghiamo ai telespettatori di Rossini TV un po', facciamo capire di cosa si tratta, che cos'è SACE e perché è così importante questo accordo con la Regione Marche. Grazie mille, innanzitutto un ringraziamento importante alla Regione Marche e tutti gli attori che hanno coinvolto per questo accordo. Come SACE siamo attivi su diversi ambiti, da un punto di vista prettamente assicurativo in qualità di ECA, quindi di Export Credit Agency, accompagniamo tutte le aziende a supporto dei loro processi di internazionalizzazione. In aggiunta, negli ultimi mesi, vista anche l'epidemia Covid, il Ministero delle Finanze ci ha incaricato con il decreto liquidità prima e il decreto semplificazione poi in attività aggiuntive. In particolar modo siamo supportare nel garantire la corretta emissione di liquidità a tutte le aziende che sono state colpite dalla crisi di Covid, ma anche contestualmente a tutte le aziende attive in un ambito importante quale quello della green economy. Quindi affianchiamo l'azienda affinché possano implementare i loro processi in ambito di economia circolare e quant'altro. SACE ha la caratteristica di rivolgersi principalmente alle aziende medio-grandi. Ne avete già intraviste alcune sul territorio regionale? Grazie della domanda. In realtà le aziende servite da SACE, il 95-96% sono aziende PMI, quindi in realtà andiamo proprio ad attivare una serie di meccanismi tale per cui sicuramente supporta le aziende di grandi dimensioni, ma altrettanto le aziende mid corporate e PMI, quindi ci stiamo interfacciando assolutamente con aziende di ogni dimensione. Al vicepresidente Carloni, continua questo affiancamento che la Regione Marche fa alle aziende con questo importante accordo con SACE, un'azienda che solo nel 2020 ha movimentato 46 miliardi. Direi che siamo sulla strada buona per fare un bel lavoro per le aziende locali. Beh, diciamo che il nostro sistema produttivo ha bisogno di rafforzarsi, ha bisogno di entrare in logiche sistemiche e strategiche. SACE, così come abbiamo fatto con altri partner istituzionali, è un'azienda dello Stato che ha delle grandi competenze che trasferite nel nostro sistema produttivo possono veramente dare risultati e opportunità. Intanto, trasferendo anche le competenze, SACE si è proprio messa a disposizione delle imprese marchigiane per fare anche un educational, una sorta di formazione alla figura dell'export manager. Le nostre imprese talvolta hanno una dimensione piccola
e a creare all'interno della propria organizzazione delle figure professionali in grado di essere presenti sui mercati e capaci di vendere sui mercati è qualcosa da veramente talvolta di difficile. Allora io credo che il ruolo della politica in questi casi, della politica industriale, sia quello di puntare a far crescere queste imprese, non solo finanziariamente ma anche culturalmente, e dargli tutte le opportunità che ci possono essere anche attraverso società dello Stato come questa, che sono molto importanti e ci permettono di entrare dentro quelle linee strategiche appunto della politica industriale nazionale. Noi abbiamo fatto un accordo con loro, firmato a Roma, stasera a Fano e in diretta con tutti gli imprenditori collegati, che sono davvero tanti, presentiamo quelle che sono le opportunità, gli strumenti. Questo è il nostro ruolo, cioè dare delle opportunità che poi ogni impresa, se vuole, sfrutta e utilizza a proprio vantaggio sui mercati internazionali. Ci sono proprio una gran parte delle nostre aziende che sono fuori dalla vendita all'estero e quindi si tratta per certi versi di accompagnarle in una crescita sia commerciale ma anche culturale e aziendale. E SACE non si limita ovviamente a formare export manager e a dare supporto anche di investimenti, ma fa anche grandi operazioni di equity. Fa operazioni di equity anche a sostegno di imprese che vogliono investire e vogliono fare transizione ecologica dentro gli investimenti. Quindi è un'azienda davvero da avere come partner per la nostra economia regionale, che in questo momento sta dando segnali positivi, e questi segnali positivi noi dobbiamo non solo saperli cogliere, ma dobbiamo sostanziarli e rafforzarli con degli accordi sistemici per poter sfruttare tutto quello che c'è a disposizione per il nostro sistema imprenditoriale. Un convegno molto seguito, molto partecipato, tante persone hanno seguito con attenzione anche parecchie domande ai rappresentanti di SACE, che sono stati ben lieti di illustrare in dettaglio questo accordo, che sembra essere molto molto interessante e sembra comunque arrivare al momento giusto per il rilancio dell'azienda regionale.